Bruno Alessandro, tra le più belle voci del cinema Tra le italiano, migliori voci. tra le migliori voci del cinema italiano, è attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Per i tanti visitatori del nostro sito, l'Enciclopedia del Doppiaggio, vorremmo innanzitutto parlare della sua attività di attore teatrale, radiofonico e televisivo. Quando ha esordito e con chi? In teatro, in radio e in televisione. Faccio un passo indietro, prima ho detto le migliori voci perché intendo il miglior attore in realtà, più che la voce in sé, non mi è mai interessata la bellezza della voce quanto la proprietà e la capacità di recitare. Quello è un complimento che accetto molto volentieri. Bella voce, insomma, è secondario. Dunque, il mio debutto per quanto riguarda il teatro è avvenuto nel lontano 63. Allo stabile, non al piccolo, allo stabile di Genova, con lo spettacolo Il diavolo e il buon Dio, diretto da Luigi Squarzina. Il protagonista era Alberto Lionello, che quell'anno vinse il premio come miglior attore italiano, e compagni di viaggio, diciamo così, altri attori importanti erano Mero Antonutti, Eros Pagni, Camillo Milli. Insomma, gente così, che poi bravissimi attori e cari compagni. Per quanto riguarda la radio, dopo un piccolo periodo di prova, venne iscritturato, prima di fare teatro tra l'altro, alla Radio Svizzera di Lugano, che aveva una sua compagnia di prosa e come attore giovane. E il mio debutto avvenne con un lavoro di Pirandello, ero il protagonista di Ma non è una cosa seria, in cui recitavo il ruolo di Memmo Speranza. E lì devo dire che è stata una fucina, è stato, è stato un modo per imparare tante cose, tanti segreti. Per quanto riguarda il cinema, la televisione, diciamo la televisione, perché il cinema ne ho fatto quasi niente. Per quanto riguarda la televisione, la mia prima cosa mi sembra una cosa di Goldoni, una commedia di Goldoni a Torino per la regia di Massimo Scaglione. Durante la sua carriera di attore ha incontrato tanti colleghi della generazione precedente alla sua. Può darci un ricordo di un attore e di un'attrice del passato che l'hanno colpita maggiormente per modernità di recitazione, ma anche per spessore umano? Rispondo volentieri perché ho avuto tre maestri che non dimenticherò mai. Il primo, Nanni Bertorelli, un torinese, scomparso nel 68, era più giovane di me, tra l'altro, di 5 anni, ma era un maestro, un vero maestro. Ed era scomparso nel momento in cui era sulla cresta dell'onda. Un attore non meno bravo di Giannini. Già ne aveva le stesse quotazioni sul mercato, era già stato protagonista di 2 stagioni allo Stabile di Genova e di Milano, dal Piccolo di Milano, e anche allo Stabile dell'Aquila. Visconti lo adorava, tant'è vero che l'aveva già usato come attore nell'Egmont ed era previsto come protagonista, eccetera, eccetera. Da lui ho imparato molte cose, era un uomo veramente un grande, grande, grande persona, grande, e grande attore e grande regista. Il secondo è Tino Buozzelli. I giovani diranno: chi è Tino Buozzelli? Purtroppo la gente ha la memoria corta. Tino Buozzelli è stato uno dei più grandi attori italiani del dopoguerra. Era di Frascati ed era veramente grande, 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 non sapete quanto. Ha fatto protagonista in molti spettacoli brechtiani al Piccolo di Milano con la regia di Strehler e con lui sono stato 4 stagioni. E poi Glauco Mauri. Glauco Mauri, oltre che le stesse lodi che ho appena tessuto per Buozzelli vanno pari pari per Glauco Mauri, con in più una cosa, che Glauco Mauri era anche una persona deliziosa, una grande persona, una bravissima persona, un bravo uomo. Quali sono le qualità che apprezza nei registi quando è diretto come attore? Beh, nei registi la chiarezza intanto, la conoscenza profonda del testo e il rapporto che riesce a instaurare con me personalmente. Mi deve convincere l'operazione nella quale sono coinvolto e mi deve piacere l'impatto che c'è, il feeling che si instaura fra di noi. Se questo c'è,
posso fare delle buone cose. Se non c'è, rischio di essere cane. Quali sono le qualità che apprezza? Però vorrei dire, vorrei brevemente citare Mario Missiroli, un grande regista del passato che è ancora vivo, ancora operante, che per me è stato uno dei più bravi. E poi mi ero preso un appunto, non mi ricordo più cosa volevo dire, aspetti. Ah, ecco, due registi, San Martano e Ileana Ghione, con i quali ho fatto i due spettacoli che mi hanno dato la più grande soddisfazione della mia vita di attore. Con San Martano ho recitato un Giacosa, il titolo ora mi sfugge, al Teatro Petruzzelli, un'emozione pazzesca, non solo al Petruzzelli, prima dell'incendio, ma quando 1000 persone, o giù di lì, 500, 800, non cambia molto il discorso, ti dicono delle cose belle quando ringrazi, tipo bravo, bravo, è un'emozione grossa. La stessa emozione l'ho provata al Ghione, dove, ironia della sorte, recitavo un personaggio di Ma non è una cosa seria, quello che avevo fatto al debutto, ovviamente non nel ruolo di Memmo Speranza, perché lì l'attore giovane era un altro, ovviamente, io non ero più giovane, negli anni 2000, e lì recitavo Barranco, e lì ebbe una grande soddisfazione. Un ritorno alle origini con Pirandello. E dicevamo, quali sono le qualità che apprezza invece nei direttori di doppiaggio quando è diretto come doppiatore? Allora, intanto il direttore di doppiaggio deve conoscere a menadito il film. Per questo apprezzo particolarmente quelli che fanno anche i dialoghi. Sono anche dialoghisti del film, perché siccome anch'io ero, ora non lo faccio più, ma dialoghista e direttore dei film che dirigevo, quasi sempre, so che è il modo migliore per entrare dentro il film. E queste sono le qualità che apprezzo maggiormente. Intanto anche lì valgono le stesse regole del teatro, feeling tra me e il direttore, e grande stima reciproca, e intelligenza e buon gusto, queste cose qui sono l'essenziale per la riuscita di un'ottima riuscita di un lavoro, direi. Esattamente. E quando lei invece è direttore di doppiaggio, perché appunto ricordiamolo, lei è anche direttore di doppiaggio, tiene più conto degli insegnamenti dei registi o degli insegnamenti dei direttori di doppiaggio? Dunque, come direttore di doppiaggio devo parlare al passato, perché da un paio d'anni circa non dirigo più, un po' per scelta, un po' così. Direi che un po' tutte e due le cose. Principalmente, è chiaro, devi fare il direttore di doppiaggio. Il teatro è un bagaglio che tu hai, non direi tuo malgrado, ma insomma ce l'hai dentro. Sono conoscenze parallele che poi ti servono. Vedremo più in là quanto mi è stato utile anche la radio, anche il cinema, anche nel recitare nel doppiaggio. Perché in doppiaggio tu devi conoscere bene l'attore che fai, lo devi guardare e non ti devi inventare quasi nulla. Alcuni dicono nulla, io non dico quasi nulla, nel senso che una piccola cosa di personale c'è sempre. Quando mi commuovo sono io che mi commuovo, quando rido sono io che rido, e così via. Le emozioni anche al microfono, non solo sul grande palcoscenico, no, altrimenti al grande pubblico. Non deve essere tecnica pura, ci vuole anche cuore. Assolutamente. E può ricordarci un direttore, una direttrice verso cui nutre o nutriva riconoscenza per quello che sarebbe ed è diventato lei nel mondo del doppiaggio? Dovrei fare un elenco abbastanza, non lunghissimo, ma insomma citarne almeno 3 o 4, però mi limiterò a 2. Renato Cominetti e Fede Arnaud sono stati principalmente i due miei maestri. Renato Cominetti al grande pubblico non dice quasi nulla, se non agli addetti ai lavori, è stato un bravissimo direttore di doppiaggio della SAS. Fede Arnaud è stata sia alla SAS che alla CVD, ed è stata una maestra riconosciuta in questo campo. Ecco, Renato Cominetti, devo qualcosa in più a lui. Perché mentre Fede Arnau privilegiava la tecnica al sentimento, per Cominetti erano alla pari le due cose, e questo mi piaceva di più.
E che può dirci della SAS, società nella quale lei ha lavorato per diversi anni? La SAS, ho avuto la fortuna di capitare in una società stupenda, perché era veramente una fucina di attori. Cioè, lì si arrivava dal teatro, dal cinema, dovevi essere attore e poi doppiatore. E infatti i nomi che componevano il cast della società sono tutti attori di teatro. Gianni Musi, Renzo Palmer, per non dimenticarne, mi ero preso degli appunti, Gigi Proietti, Leo Gullotta, Giulio Bosetti, scomparso recentemente, Paola Mannoni, Marzia Ubaldi, e insomma adesso Paolo Lombardi, Lorenza Biella, Calamera, il nostro caro amico Calamera, e insomma tutti questi. Dunque la SAS, una palestra di grandi attori, di grandi talenti che poi appunto non si sono fermati al doppiaggio, ma venivano dal teatro, sono tornati al teatro, appunto l'esempio più eclatante è Gigi Proietti, ma anche appunto Gianni Musi, l'ha ricordato anche lei. E parlavamo appunto delle direzioni e della SAS. Lei è stato direttore di doppiaggio di tanti film di Clint Eastwood. È stato lei a scoprire che Michele Calamera era il doppiatore ideale per Clint Eastwood? No, il primo a usarlo, a chiamare Michele a interpretare Clint Eastwood, a dare la voce a Clint Eastwood, è stato Pierangelo Civera, che era un bravissimo direttore di doppiaggio scomparso, che lo usò in Bronco Billy, in un film intitolato così. Però dico, non fu una grande, senza nulla togliere il bravissimo Civera, non fu una grande trovata, perché Michele Calamera era il nostro primo attore giovane, allora era giovane ed era il nostro primo attore, e quindi era una scelta obbligata. È una scelta che poi si è rivelata felice e ideale nel tempo e negli anni. Tra i suoi doppiaggi cinematografici vorremmo ricordare quello di Philippe Noiret ne Il Postino di Michael Radford e Massimo Trovisi alla sua ultima interpretazione. In una nostra intervista il direttore di doppiaggio del film, Rodolfo Bianchi, ha ricordato le fasi della lavorazione di questo film. Lei che ricordo ha di questa esperienza? Dunque, per quanto riguarda tecnicamente, per me non cambia nulla, perché in colonna separata non, le cose non cambiano. E l'ho doppiato molto volentieri perché Noiret era un grande attore. E lì era stato diretto magnificamente da Troisi. La piccola difficoltà era l'accento sudamericano, ma per questo c'era un consulente che mi diceva "muy rapido", mi dava delle intonazioni che mi aiutavano ad essere più autentico. E ad entrare nel personaggio del poeta. Sì, ecco, entrare nel personaggio era un fatto mio. Certo, no, sì, sì, ma però a renderlo meglio, sì, sì, certo. Veramente certo. Il pubblico italiano, forse tanta l'emozione del film, ha veramente pensato che una metafora parlasse adesso con la sua voce. Ti spiego con una metafora come si fa quel grosso modo adesso. Assolutamente. E dal punto di vista televisivo, lei è stato anche il doppiatore di Raymond Burr in Perry Mason dal 1985 fino al 1993 e la voce di Horst Tappert nell'Ispettore Derrick, sicuramente uno dei suoi lavori più conosciuti dal grande pubblico. Che ricordo ha di queste due esperienze televisive? Ma per quanto riguarda Raymond Burr, buona ma non esaltante, insomma, nel senso che i telefilm americani sono belli, però insomma io amo più la cultura europea, quindi diciamo che mi ha dato più emozioni, l'ho doppiato molto volentieri, ma insomma molto, molto più volentieri Tapper, cioè l'Ispettore Derrick. L'Ispettore Derrick europeo è stato poi la mia più grande soddisfazione nel campo del doppiaggio, Derrick. Lo conoscevo, ho avuto modo di conoscerlo, eravamo in ottimi rapporti, siamo visti 5-6 volte, ogni volta è stato un piacere, lo ricordo con molto affetto. Quando si dice un incontro tra voce e volto. Dimenticavo, prego. Non vorrei darmi delle lodi, per carità. Assolutamente, prego. Però va detto, perché a Montreux, dove ci invitarono per un gran galà del doppiaggio, la casa cinematografica di Monaco, che distribuiva la serie Derrick, disse che il doppiaggio migliore di
mondiale era quello italiano. Una conferma dell'eccellenza del nostro doppiaggio e dei nostri doppiatori. E tra le tante domande che i nostri telespettatori ci hanno inviato prima di questa intervista, la più gettonata è stata quella che riguarda il campo dell'animazione, tanto per rimanere in una visione a 360 gradi della sua carriera. Nella serie della Sirenetta, così come nel seguito del film e nel recente prequel, lei ha sostituito Pino Locchi, scomparso poi nel 1994, sul personaggio del Re Tritone. Come è stato ereditare un personaggio doppiato da un collega di tale livello e si è sentito il peso di una Non ho sentito il peso perché, tra l'altro, io mentre lo doppiavo non lo sapevo, l'ho saputo dopo che l'aveva doppiato Locchi. Niente, ho doppiato molto volentieri il personaggio senza sentire particolari difficoltà, senza sentire particolari questo peso, insomma. No, assolutamente. Nessun peso. Anche se, no, per quanto riguarda il Tritone, penso grosso modo le due soluzioni erano buone entrambe. Dove invece ero perdente, perché mi è capitato anche di doppiare un personaggio ereditato da lui per un film solo, per fortuna mia e dell'attore che ho doppiato, cioè Sean Connery nel film Cuba, è stato il mio peggior doppiaggio. Il peggior doppiaggio della mia vita è stato quello. E quindi lì il peso l'ho sentito tutto, schiacciante, fino in fondo proprio. Un altro fenomeno degli ultimi anni è quello di chiamare personalità famose, i cosiddetti talent, per doppiare personaggi di grande richiamo. Lei come reagisce quando le impongono tali personaggi che pretendono magari grossi compensi e tolgono il lavoro a doppiatori professionisti? Beh, intanto reagisco benissimo quando il talent è talent. Non so, mi ricordo su tutti Gassman quando doppiò Re Leone o altri, pochi altri, che doppiarono egregiamente. Per lo più sono incapaci a doppiare. Sono alcuni proprio scadenti, pessimi in qualche caso, e quindi penso tutto il male possibile in questo caso, tutto il bene nel caso di Gassman e di gente come lui, tutto il male possibile in caso di altri di cui non faccio il nome. Però ancora una volta la testimonianza che per fare i doppiatori non ci si improvvisa, non è un mestiere, una professione a quale ci si può avvicinare senza preparazione, e mi serve sempre un bagaglio culturale e attoriale che purtroppo nel tempo si sta perdendo. E un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo. Spesso per via di un audio scadente, per la qualità necessaria a realizzare i DVD, si ridoppiano i classici della cinematografia straniera. La stessa necessità dovrebbe riscontrarsi per i capolavori italiani del Novecento, ma nessuno si è mai sognato di ridoppiare Roma città aperta, che pure ha un audio altrettanto improponibile per il famoso sistema audio 5.1. Lei che posizione ha nei confronti di questo grave problema? Che effetto le ha fatto il ridoppiaggio di alcuni film? Quindi io dico semplicemente che sono operazioni sbagliate. Capisco il motivo tecnico che quasi impone di rifarle, però sono operazioni sballate. Primo perché è quasi impossibile ricreare il clima dell'epoca. Il vecchio, ma il vecchio autentico è un discorso, il vecchio rifatto, vecchio come stile, come modo di recitare, bisogna essere dei draghi per poterci si avvicinare e non ci si riesce mai completamente. Quindi lascerei il più possibile così com'è. Ricordo una sua frase nel nostro precedente incontro che ha detto: quando guardo un film alla televisione sento sempre se c'è un vecchio doppiaggio. È vero, io li guardo molto volentieri i vecchi film, però ascolto qualche minuto, dico: ma è un doppiaggio vecchio oppure recente? Se è vecchio lo ascolto, se è recente cambio canale. Quali sono secondo lei gli ostacoli che incidono sulla qualità del doppiaggio oggi, oltre ai tempi frenetici che da diversi anni attanagliano il mondo delle voci? Cosa è cambiato nel mondo del doppiaggio oggi rispetto a quando ha cominciato lei? Dunque, come lei già ha detto, è cambiato, è andata la fretta. Adesso bisogna spendere poco. Non importa la qualità, il risultato finale. Bisogna spendere poco. Questa è la regola numero uno. E quindi è chiaro che questo va a scapito della qualità. E quindi già partiamo male.
Poi si aggiunge un altro fattore negativo, che è quello della qualità degli interpreti, che non è più eccelsa come lo era un tempo. Oggi noi abbiamo gli interpreti che, alcuni, c'è qualche eccezione di gente che è venuta su bene in modo interessante, ma pur sempre a imitazione di quello che avviene sullo schermo. Un tempo si diceva che gli attori, i doppiatori fossero imitatori e ci arrabbiavamo tutti. Adesso mi arrabbio molto meno perché condivido in gran parte questo modo di vedere le cose. Sicuramente è cambiato il modo di recitare. Il professor Di Cola è molto legato alla figura di Giuseppe Rinaldi, che addirittura aveva inventato un modo quasi di parlare e di recitare, che forse oggi non sarebbe più possibile per via dei tempi sempre più stretti, della aderenza sempre più necessaria all'originale. E veramente da attore a 360 gradi, dopo la radio, il fronte televisivo, il fronte teatrale, il fronte del doppiaggio, attualmente lei è impegnato in un'iniziativa di grande rilievo culturale, gli audiolibri. Vuoi spiegare al nostro grande pubblico di che cosa si tratta questa iniziativa? Subito, faccio un piccolo passo indietro, perché lei mi ha, in qualche modo, in questa domanda, che è molto interessante, mi fa riflettere sul fatto, sulla diversità della recitazione tra cinema, teatro e radio e libri, che è molto simile alla radio. In cinema o in TV l'attore recita, deve fare poche facce, poche espressioni, perché tutto viene dilatato, no? Rispetto invece in teatro, dove si possono fare espressioni anche un po' sottolineate, e richiede maggior misura la recitazione televisiva e cinematografica. Detto questo, ecco, un'altra cosa sono gli occhi. In cinema, in TV, l'attore, pardon, recita con gli occhi. A volte addirittura con gli occhi dice una cosa e con la voce, con la bocca, ne dice un'altra. Ci sono due cose contrarie. C'è magari un ti amo e negli occhi c'è scritto ti odio. E questo è piuttosto interessante. E solo il cinema lo permette. Questa operazione in teatro non arriva, no? Questa cosa. Per quanto riguarda i libri, mi diceva, per quanto riguarda i libri, ecco, tu vieni in questi audiolibri, che è una cosa che da 3 anni stiamo facendo, la società di cui faccio parte si chiama Libri Vivi, chi avesse voglia di saperne di più chatta lì, si dice così, chatta. Digita librivivi.com. e ne sa di più. Siamo un gruppo che lavoriamo seriamente facendo degli audiolibri. Per ora capolavori del passato soprattutto, ma in futuro probabilmente faremo anche libri moderni. E ricordiamo che sono coinvolti in questo progetto tante altre grandi voci del doppiaggio italiano, quindi veramente come, l'eccellenza. Come Dario Penna, che è la voce di Hopkins, come Emanuela Rossi, che è la voce di Emma Thompson, come Marco Mete, che è la voce di diversi attori, di Robin Williams, eccetera, anche se quella è più Carlo Valli. Però anche lui, insomma, grandissimi professionisti, eccetera, eccetera. Non prestati non solo a leggere ma ad interpretare grandi capolavori del passato, ci auguriamo anche nel mondo contemporaneo. E allora, signor Alessandro, noi la ringraziamo del tempo che ci ha concesso e degli insegnamenti che i nostri utenti sapranno trarre dalle sue parole, dalla sua grande esperienza di non solo di doppiatore ma anche di attore. E proprio ai nostri telespettatori noi le chiediamo di mandare un saluto proprio a tutti i visitatori del mondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Devo mandare un saluto? Beh, il saluto a tutti gli appassionati di cinema e di doppiaggio in particolare è quello di continuare, anche se considero l'obiettivo finale quello di ascoltare i film in originale. Ma questo sarà forse nel 3000. Nel frattempo, godetevi i nostri doppiaggi.